Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Sono tornato per gustare il sapore delle radici, così Papa Francesco ieri nell'Astigiano, quello che ha fatto incontrando i parenti di Portocomaro e Tigliole, ma anche ad Asti domenica, il giro in Papa Mobile, la cittadinanza onoraria conferita dal Consiglio Comunale, la messa in cattedrale, la visita alla casa di riposo del paese, lo stadio per l'incontro con i giovani. Giornata nera ieri sulle montagne piemontesi, un morto e quattro feriti, l'uomo è precipitato in un canalone nella zona della Rocca d'Aliere nel territorio di Cesana. ATP di tennis con la finale tra Djokovic e Ruud vinta dal serbo e calato il sipario sulle finals di Torino per la città, un giro d'affari da 150 milioni avviate le trattative per provare a mantenere il torneo anche dopo il 2025. Torniamo alla cronaca, bullizzata a Pinerolo, quattro denunciate tra le compagne di scuola, tutte minorenni, i carabinieri le hanno individuate grazie al racconto della vittima quindicenne, sono accusate di averla presa a calci e di averle strappato le unghie. Aperto un fascicolo per omicidio stradale in procura ad Asti per la morte del ginecologo Francesco Bocci, avvenuta il 10 novembre scorso. L'uomo era in sella alla sua moto, stava rientrando a casa dal lavoro quando c'è stato uno scontro tra quattro veicoli. A Novara il radiologo Andrea Calcaterra, scomparso da 6 giorni, continuano le ricerche. L'ultima traccia sono le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell'autostrada Torino-Aosta. Il calcio, Torre Juve al Mondiale, la Juventus è la squadra con più partecipanti, 11, il Torino 5 con i serbi e i croati, la vecchia signora con i suoi brasiliani, gli argentini e anche i serbi. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.